Allora, buonasera a tutti e ben ritrovati. Purtroppo questa sera non possiamo farvi vedere cosa c'è nel profondo cielo con il nostro telescopio dall'osservatorio, ma ci proponiamo nella settimana, appena il cielo ce lo permette, di fare ancora un collegamento come questa sera per far vedere in diretta gli oggetti del cielo. Allora, la serata è improntata proprio sulle scoperte, su quello che fa il circolo, ecco. E come primo relatore ci sarà Lorenzo Burti, dottor Lorenzo Burti, che ci parlerà appunto di come sarà quella serata che andremo a vedere attraverso il telescopio, ci parlerà degli oggetti del profondo cielo. Ecco. Lorenzo, parti, puoi andare. Allora, adesso so che devo continuare a parlare e quindi continuo a parlare anche quando non ho niente da dire. Penso che possa andare bene. Allora, quando c'è il lockdown abbiamo scoperto che si possono fare le osservazioni visuali assistite, l'ho chiamato io, in remoto dall'osservatorio di Monte Ebaldo. E quando c'è tutto tempo? Beh, c'è un'infinità di immagini e di informazioni su internet. Allora, io ho un sogno, una sezione visuale attiva presso il CAV che sia vivaio di nuove leve di astrofili partecipanti, perché tra gli astrofili in ascolto e tra i invece quelli attivi c'è la stessa differenza che c'è tra il tifoso e lo sportivo. Allora, qui c'è una selezione che c'è sul sito CAV degli strumenti che possono essere imprestati ai soci e temo che troppo di rado e troppo pochi vengano utilizzati. Allora il sogno che avrei sarebbe che nelle uscite tutti gli strumenti venissero presi da un socio attivo e questo gruppo va fuori a osservare ognuno con il suo strumento, perché non è la stessa cosa che ci sia un socio esperto che centra l'oggetto e poi te lo fa vedere magari su un grande telescopio, invece cercarselo in prima persona. Ho preparato alcuni oggetti invernali che ho messo in ordine di ascensione retta, quindi partendo da ovest verso est. E ne parlerò di alcuni di questi questa sera, incominciando da quello più a ovest, che si tratta di M76, è una piccola nebulosa planetaria che si trova nella costellazione Volpetta. della Volpetta. Non credo. No, la piccola Tambe, Mi no. fido. No, no, no. Allora, eccolo qua. Passo all'altro schermo. Dito andando nel Perseo. Ci torno e vi faccio vedere subito, e questo è anche il metodo che intendo seguire questa sera, di farvi vedere dove si trova. Eccola qui, è centrata e si trova esattamente nella costellazione del Perseo. Come si fa a rintracciare questa? E qui chiedo venia agli osservatori esperti, si parte dal Phi di Andromeda, va bene, poi da questa si risale attraverso la 31, si va fino alla Phi di Perseo, sulla quale c'è un pentagono M76 appena fuori il lato minore del pentagono, come si può chiaramente vedere ritornando qui. Ecco lì la Phi, su questa si costruisce un pentagono, questa è l'altra stella del pentagono. E appena fuori c'è la M76. Poi, che cosa si può dire? E qui chiedo di nuovo scusa agli esperti, ma immagino che ci siano anche persone che sono interessate a un'illustrazione più in generale. Una nebulosa planetaria è una nebulosa a emissione che
fatta da un involucro incandescente, si fa per dire, sono temperature che però sono misurate sull'agitazione dei gas ionizzati, e sono bolle in espansione, perché questi gas sono stati espulsi durante la fase finale della vita di una stella, si stanno espandendo continuamente. Questo involucro di gas è altamente energetico e irradia l'energia ultravioletta assorbita e quindi diventa luminescente. Il termine planetario è assolutamente fuori luogo, è stato applicato a William Herschel quando, scoprendole, credette che potessero essere dei sistemi planetari in fase di formazione. Solo il 20% sono sferiche e simmetriche, come una famosa, che questa sera non ho il tempo di farvi vedere perché è proprio alla fine, ma qui vedete che è proprio una sfera perfetta. Mentre esistono una notevole varietà di forme, alcune delle quali sono molto complesse, che possono avere forma stellare, discoidale, anulare, irregolare, elicoidale, bipolare, quadrupolare, eccetera. Qui ho rappresentato il cosiddetto diavolo, perché alcune hanno questa forma e quindi, se noi le vediamo, se sono dirette verso di noi in questa posizione, allora noi vedremo una forma del genere. Se sono invece, se le vediamo invece di infilata, allora potrà avere una forma del genere o addirittura imitare questa forma qui. Altro oggetto completamente diverso, una galassia che si trova appena ad est della ascensione retta dove ci troveranno noi. Infatti, ritornando passiamo alla successiva, eccola qui, dove si trova questa? Come? Le vedete tutte queste cose? Qua non riesco a vedere tutte queste nuove galassie. È un attimo, dopo ci arriviamo. Questa è la 891. La pagina, quella iniziale. Allora, qui dove ci troviamo? Ci troviamo sempre in Andromeda, qui vedete il Perseo, e questa è la posizione della 891. Allora, è una splendida galassia, vista perfettamente di taglio, una spirale vista di taglio, e qui ho tracciato anche una cartina di come ci si arriva. Questa si vede ad occhio nudo, questa stellina, qua in realtà è una stella doppia, e si punta qui e poi si risale verso un'altra stella, bene, e appena ad est di questa si trova la galassia. Qui ho descritto quello che ho appena detto, e vediamo adesso su andiamo su Aladdin, e questo sarebbe il cielo, diciamo, immaginario, che è tutto riprodotto su internet, e quindi io trovo la cosa più affascinante è quella che anche in una notte piovosa noi possiamo andare a caccia di oggetti celesti semplicemente davanti a uno schermo di computer. NGC 891, ed eccola qua. Troviamo la doppia stella che avevo citato prima, che punta a una stella arancione, che è questa, e la 891, che è esattamente di taglio, sembra un disco volante, si vede il bulge centrale, e con un telescopio di medio o grande calibro, cioè da 30 cm in su, si riesce a vedere sotto un buon cielo, come quello del Monte Baldo, si riesce a vedere la banda di polveri che taglia esattamente a metà. È una galassia veramente splendida. Attenzione, perché se noi andiamo verso est della stellina arancione,
troviamo un ammasso di galassie che si riescono ad intravedere, ne vedete una qui, un'altra qui, un'altra qui, un'altra qui, un'altra qui. Ma che ammasso è questo qui? È un ammasso di Abel, perché questo signor Abel, un astronomo degli anni 40 e 50, ha esaminato le foto prese dall'osservatorio di Monte Palomar e ha identificato, come vedremo tra un attimo, 4.000 ammassi di galassie. Vabbè. Qui c'è una cartina che illustra la 891 che abbiamo appena visto, la stella arancione, e a est di questa vi sono alcune galassie che, di questo ammasso che ne contiene un gran numero, che sono visibili anche in un telescopio di medio diametro. Questo è il signor Abel e qui sono indicati i criteri con i quali lui ha catalogato queste galassie. Dovevano essere degli ammassi composti da almeno 30 elementi fino a un redshift di 0,2, che corrisponde a una distanza di 2 miliardi e 750 milioni di anni luce. E qui vediamo un altro ammasso spettacolare, il Abel 426, che si trova nel Perseo. Andiamo a vedere immediatamente dove si trova. Ecco, qui un numero veramente straripante di galassie, di cui questo gruppetto qui centrale, costituito da masse di una certa dimensione, è osservabile comodamente anche in un telescopio modesto. Dove ci troviamo? Ci troviamo esattamente all'interno dell'asterismo del Perseo. È uno degli oggetti più massicci dell'universo, contiene migliaia di galassie ed è stata all'interno di questa enorme quantità di galassie è stata identificata una emissione di raggi X che potrebbe essere associata a NGC 1275, che è questa galassia qui. E un particolare curioso, questa sorgente emette una nota musicale, che è la nota musicale più bassa mai scoperta. Ovviamente inudibile perché ha un periodo di oscillazione di 9,6 milioni di anni, corrisponde a una nota 57 ottave sotto il do centrale ed è generata da bolle di inflazione di plasma relativistico generata dal nucleo di questa galassia qui. Andiamo avanti. Qui, vabbè, saltiamo, questo è un ammasso globulare molto difficile da cogliere, il gruppo dei Palomar. Qui c'è un elenco, i Palomar elencati sono 15, sono stati raccolti da diversi astronomi, sempre sulle lastre fotografiche di Monte Palomar, appunto negli anni 50. Andiamo oltre, e questa invece è una galassia bellissima, una galassia impegnativa, perché è posta esattamente all'opposto di come era la 891, in pianta, e come tutte le galassie a grande spirale viste in pianta, la loro luce è sparpagliata su una grande area e sono quindi difficili da riconoscere, non solo, ma è anche in una zona nascosta dietro una zona del nostro disco galattico dove le polveri sono più intense e quindi è impoverita nella sua visione da questa cortina di polveri. Ed è certamente una galassia impegnativa. Che cosa io personalmente, col mio 50 centimetri, cosa sono riuscito a vedere? Questa catenella di stelline e poi il nucleo centrale. Ammetto che non ho assolutamente visto i bracci spirale. Dove si trova questa galassia? Si trova per di più
in una zona del cielo, la costellazione della giraffa, dove siamo? Eccola qua, che è già di per sé difficile da individuare perché è una costellazione che è costituita da stelle deboli di seconda, terza e quarta magnitudine. Questa è la posizione rispetto alla giraffa che ha questo andamento. Qui siamo vicino, in prossimità del polo nord. Vediamo oltre. Paloma, un altro ammasso di Paloma. Il Paloma 2 invece con un telescopio di medio diametro si riesce a vedere. E l'immagine la vedete qui. Andiamo avanti e arriviamo ai pezzi forti. Ho corso un po' finora per arrivare a un super classico, la nebulosa Granchio. Attenzione, non del Granchio come molti erroneamente dicono, perché non c'è nessuna costellazione denominata Granchio. Si chiama Granchio l'oggetto, il primo nell'elenco di Messier, che è il resto di una supernova, forse il più famoso di tutti, che è stata osservata nel 1054 e che è riportata nei calendari cinesi e che è stata anche documentata sulle pitture rupestri degli indiani d'America. È rimasta per 23 giorni visibile anche di giorno, 4 volte più luminosa di Venere, e per 600 e passa giorni, 2 anni, è stata visibile di notte. Allora, questa è un ghiotto oggetto da osservare nei telescopi amatoriali. Dove si trova innanzitutto? Ritorniamo alla mappa. M1. Eccola qua. Si trova nella costellazione del Toro, sul corno inferiore del Toro, in prossimità del corno inferiore del Toro. Però è un oggetto evanescente e difficile da rintracciare, per cui è opportuno armarsi di una piccola mappa al cercatore. Vedete la Z, poi si individuano queste stelle, questo piccolo asterismo qui che punta direttamente a M1. Nelle immagini fotografiche mostra dettagli ricchissimi, intrecci di filamenti. Secondo questo Howard Banis, che è un collaboratore di Sky and Telescope, un filtro ossigeno terzo, cioè un filtro a banda ristretta, consente di vedere questi filamenti, cosa che invece anche con un telescopio di grande diametro non è possibile vedere. Si notano semmai delle irregolarità. Questa è senza filtro, vedete, e questa è con filtro, si riesce a vederne almeno i più cospicui. L'altra cosa interessante è che con grandi telescopi e naturalmente in fotografia si riesce a vedere la stella centrale, che è una pulsa, cioè una stella che ruota vorticosamente su se stessa producendo radiazioni intense e che è il risultato del collasso della supernova, come poi persone molto più esperte di me poi parleranno di queste supernove, ed è una stella di neutroni che ha un diametro molto piccolo. Banic e altri sono andati all'osservatorio di Kitt Peak e hanno osservato nel telescopio da 90 pollici, non 90 centimetri, 90 pollici, quindi quasi 2,5 metri, e con uno strumento da loro stessi messi a punto, uno stroboscopio, sono riusciti a visualizzare, vediamo se riesco a farvelo vedere, la rotazione di questa galassia, di questa, eccola qua. Vedete? Cioè lo stroboscopio ruotava in maniera asincrona, in modo di mostrare un effetto di rotazione. Ruota 30 volte al secondo su se stessa.
andiamo avanti. Lorenzo, ci arriviamo. Lorenzo, siamo, finiamo qua. Hai un minuto. Un minuto, allora. Ecco. Vi porto a vedere rapidamente la meraviglia delle meraviglie, il complesso di Orione, va bene, con le sue componenti, la cintura e le sue stelle, Betelgeuse, Bellatrix, Saif e Rigel. La nebulosa più famosa M42, che si trova in questo asterismo dello Spadino, e la super famosa testa di cavallo e la fiamma. Eccole qua, testa di cavallo, che è il sacro graal di tutti i visualisti e naturalmente è iper fotografata da chi fa fotografia astronomica, e la fiamma che conviene cercare prima di avventurarsi a tentare di osservare la testa di cavallo. Se non bene, si vede la Lorenzo, no? Ok, ti saluto. Niente, la tengo il microfono. Tutto alla prossima volta, ti faremo vedere in diretta. Perfetto. Va bene, grazie mille, okay. Lorenzo. Allora, adesso parlerà Flavio Castellani. Parlerà delle stelle che cambiano la sua luminosità nel tempo, che si chiamano variabili. Prego, Flavio. Ok, allora, intanto aspettate che andiamo. Lorenzo, esci dalla presentazione. Allora, sono riuscito? Sì, penso, sì. Dovreste vedere il mio schermo adesso. Sì, sì, si vede Flavio. Perfetto. Allora, intanto andiamo su in osservatorio. Allora, sì, no, in realtà non vi parlo solo di variabili, vi parlo diciamo di quello che facciamo noi di ricerca su all'osservatorio Montebaldo e di qualcosa di queste ricerche che facciamo. Chiaramente qualcosa, perché non abbiamo il tempo di vedere tutto. Adesso mi piacerebbe sapere perché non vedo il telescopio. Secondo solo che devo cercare di capire cosa succede qua, perché un attimo fa c'era. Flavio, mi sono portato solo il programma Cupola perché ho raffreddato lo spettroscopio, dopo faccio i dark. Avevo spento la webcam, adesso l'ho accesa. Ah, ok, accendimela per favore. Accesa. E volevo far vedere il telescopio, volevo farlo vedere muoversi, che così comincio a introdurre il discorso della ricerca che facciamo in osservatorio. Allora, condizione necessaria per chi come noi fa astronomia a livello amatoriale, quella di e quindi vuol dire che non ci guadagna da vivere facendo astronomia, ma deve fare un altro lavoro per vivere, è quella di poter avere degli strumenti accessibili da remoto. Se così non fosse, sarebbe un grave problema, perché logicamente l'astronomia si fa di notte e chi ha lavorato tutto il giorno fa anche fatica di notte a fare qualcos'altro. Noi siamo fortunati che qui in osservatorio abbiamo lo strumento che è accessibile da remoto. Adesso sia quella che vedete è la telecamera dell'osservatorio, una delle telecamere interne, e il telescopio che vedete è il telescopio che utilizziamo della cupola, che utilizziamo per la ricerca. Adesso se Vittorio, ti puoi scollegare dall'osservatorio, perché mi sa tanto che siamo troppi in due in questo momento, qua la linea non è... Ok, mi sono scollegato. Perché non la vedo velocissima. No, si è bloccato. Provo a uscire e forse si è svegliato. Caspita che veloce è. Ok. Allora, diciamo, adesso vi faccio vedere semplicemente se questo funziona, se non facciamo qualcos'altro, perché vedo che è di una lentezza incredibile lo strumento.
Quello che vorrei fare è farvi vedere un puntamento semplicissimo, utilizzando il telescopio della cupola. Niente. Ci riproveremo più tardi perché Se vuoi vedo che. intanto lo preparo finché parli e dopo. Ah, guarda, Così. cioè, se riesci a fare qualcosa, perché Ok. come vedi io faccio un click no, e risponde 30-40 secondi dopo, quindi Va bene, evidentemente provo. ci sono problemi proprio non so di che tipo, probabilmente semplicemente la linea internet in questo momento è lentissima su. Ok. Guarda che roba, cioè, provo a scollegarmi un attimo, a ricollegarmi e vedere se cambia qualcosa, ma dopo se no proseguiamo, andiamo a fare qualcos'altro, tanto non è un problema. Allora, PC Master. No, lasciamo perdere. Allora, torniamo a noi. Andiamo su un qualcosa di pratico. I tipi di ricerca che facciamo in osservatorio sono diversi. Facciamo ricerca di nove extragalattiche, ricerca di supernove, studio di stelle variabili. E nelle stelle variabili ci sono nove stelle simbiotiche, altre tipologie di stelle. E dopo abbiamo una sezione che si occupa della ricerca di meteore e tramite delle telecamere che registrano le immagini. Adesso meno, una volta di più, il lavoro di ricerca su asteroidi. Mi pare di aver più o meno detto tutto. Abbiamo fatto anche altri tipi di ricerca nel tempo, per esempio abbiamo fatto lavoro anche di ricerca di pianeti extrasolari e tutti questi lavori qua vengono fatti in collegamento con il telescopio principale dell'osservatorio, che è quello che prima non sono riuscito a farvi vedere. Spero che Vittorio avrà più fortuna di me, perché evidentemente c'è un problema. Vedete, ancora è ancora in tentativa, niente, non è riuscito proprio a connettersi. A volte succede quando ci colleghiamo a un osservatorio, magari in parecchio, oppure ci sono condizioni particolari diciamo sulla linea internet, che capite bene, restiamo sempre in montagna e quindi abbiamo bisogno di un ponte radio praticamente per utilizzare la linea internet. E concentriamoci sul lavoro di ricerca. Fabio, Fabio, Dimmi. c'è Lorenzo che vuole che ti chiede qualcosa. Ti chiede che ostruzione ha Ricci-Chretien dell'osservatorio. 20%. 20%? Sì. Lorenzo al 20%. E passiamo al lavoro di ricerca di nove extragalattiche. Intanto, cos'è una nova? Allora, abbiamo molto schematicamente e molto rapidamente, abbiamo due stelle. Due stelle di cui una è una nana bianca. Si tratta quindi di una stella molto molto piccola. Le dimensioni di una nana bianca sono veramente nel mondo delle stelle sono microscopiche, è grande poco più della Terra, una nana bianca, con una densità elevatissima perché le nane bianche hanno una massa che può avvicinarsi o superare addirittura la massa del Sole, può arrivare fino a 1,4 masse solari, una nana bianca, concentrata in una dimensione uguale a quella della Terra. Quindi prendete il Sole è grande 1.200.000 km, sono 100, anzi 1.400.000 km, sono 109 terre messe in fila una un fianco all'altra. Prendete questa enorme sfera di più di 1 milione di km e fatela diminuire fino a 12.000 km, che è la dimensione della Terra. Immaginate che pressione che c'è all'interno. Ecco, quella è una nana bianca. Dall'altra parte abbiamo una stella vecchia, una subgigante rossa, fredda, vecchia. E la nana bianca ruba materiale alla stella fredda.
Questo materiale va a accumularsi sulla nana bianca che dopo un periodo più o meno lungo a seconda delle velocità con cui si accumula forma una fascia, una zona di instabilità che arriva a diciamo a una temperatura tale che si innesca un bruciamento dell'idrogeno direttamente sulla superficie della stella. È come se prendessimo il nucleo della stella e lo portassimo sulla superficie. Una luce intensissima e una esplosione violentissima fa espandere questo strato della nana bianca e noi vediamo il fenomeno della nova. È così brillante che lo vediamo anche, possiamo vederlo con il nostro telescopio anche su altre galassie. Noi studiamo le nove sia nella nostra galassia che in un'altra. Allora, in questa immagine, questa è la galassia di Andromeda. Fate fatica a riconoscerla probabilmente perché la vedete in negativo. Se la faccio diventare un'immagine in positiva, così. Ecco, magari diventa un pochino più intellegibile e resta comunque un'immagine molto diversa da quelle che siete abituati a vedere della galassia di Andromeda, che sono più o meno così. Ve la apro in diretta. Adesso prendiamo un'immagine di quelle fatte nell'ultima sequenza scusate, ho sbagliato immagine. Open M31. Queste sono le immagini fatte ieri sera e non tanto tempo fa. Riduciamo un pochino la dimensione dell'immagine. Ecco, riconoscete M31, no? La galassia di Andromeda e come la vediamo nel nostro telescopio posso cambiare i livelli, vedete la parte esterna della galassia, posso farvi vedere la zona vicina al nucleo, vedete però che se io vi faccio vedere la zona vicina al nucleo non vedete più tante stelle, se invece aumento il contrasto per vedere la parte esterna voi non vedete più la zona vicina al nucleo. Questa elaborazione che vi ho fatto vedere adesso serve per poter, è un'elaborazione che serve per poter vedere entrambe le cose. Adesso risistemiamo i livelli come erano prima e vi faccio vedere in questa immagine. Ieri sera ho trovato una nova, ho chiamato Raffaele perché quella sera stavo facendo io la ricerca sulle nove su Andromeda e perché ci intervalliamo, siamo in più di uno a fare questo tipo di lavoro, ho detto guarda che abbiamo una nova in Andromeda, dopo ci siamo accorti che era già stata scoperta. Comunque non anticipiamo i tempi, quello che volevo farvi vedere adesso, vorrei che primo che si accorge, intanto mi dite se vedete l'immagine che cambia, ve la faccio una cosa che noi chiamiamo blink, ovvero sia faccio girare le due immagini una dopo l'altra, in maniera che se ci sono delle differenze si dovrebbero vedere. Stiamo parlando di due immagini, una fatta l'8 e una fatta l'11, quindi sono pochissimi giorni di differenza. Allora, il primo che si accorge se cambia qualcosa, se vedete una stella in più, e vi dico che c'è una stella molto evidente nel centro, verso il centro dell'immagine, anzi vi facilito anche il compito, aumento l'ingrandimento e vi faccio fare il lavoro che facciamo noi. Questo si chiama il lavoro che facciamo quando facciamo la ricerca delle supernove. Senza paura, il primo che la vede mi indica dove la vede, se in alto, in basso, a destra, a sinistra. Vedete intanto le immagini che cambia? Bravissimo, allora Massimo Pachera ha vinto. Ti regaliamo una stella su Andromeda, vai a prendertela quando vuoi. Ok, grazie. Proprio. In basso al centro, adesso ve la indico, eccola qua. Questa è una stella, una supernova, che esplode in Andromeda. Noi la vediamo in questo istante. Ieri sera è stata scoperta due giorni prima, però in realtà è esplosa 2 milioni e 700 mila anni fa, ovviamente. Ecco, questo è proprio quello che facciamo noi quando facciamo ricerca. Ovviamente se per caso la stella è nostra, scusate, andiamo su questo,
qui c'è questo sito, si chiama Extragalactic 9, e è un sito dove vengono riportate tutti i giorni le scoperte di nove extragalattiche. Vedete, questa è la nova che vi ho fatto vedere un attimo fa, che è stata scoperta il 9,549. Noi l'abbiamo fatta l'11 praticamente, il giorno 11, quindi un giorno e mezzo dopo la scoperta di questi due cinesi, che sono bravissimi, scoprono un sacco di nove, e trovate in M31 nella posizione questo, eccetera eccetera. Vedete, questa quindi è stata scoperta da loro. Scendete sotto sempre l'XOS, stesso osservatorio, scendete ancora ed ecco la nostra. Questa l'abbiamo scoperta noi, scoperta il 26 gennaio 2021, quindi pochi giorni fa, Flavio Castellani, Raffaele Belligoli, Claudio Maravoni. Questa è l'immagine, cliccando sopra trovate l'immagine della nova, eccola qua, è molto brillante, si vede. Se torniamo nell'immagine, allora purtroppo l'immagine è girata diversamente, per memorizzate il centro della galassia, queste tre stelle in fila, e dopo ci sono questa stella molto debole e questa brillante. Adesso torniamo sull'immagine di poco fa, le tre stelle in fila, il centro della galassia, debole, debole e più brillante. Eccola qua, si vede ancora dopo alcuni giorni, vedete che torna a essere visibile. Questa noi l'abbiamo scoperta appunto il giorno 26 ed è stata classificata. Cosa significa? Torniamo torniamo su internet, andiamo su questo sito qua che si chiama The Astronomers Telegram. Aspetta che ingrandiamo un po' perché non so se lo vedete bene. Cioè i telegrammi degli astronomi. Questo è un sito internet, cercate ATEL Astronomy oppure astronomerstelegram.org. Qui tutte le scoperte che devono essere seguite dagli astronomi vengono pubblicate come lettere inviate dai vari osservatori in giro per il mondo. Quando c'è una scoperta, se qualcuno la segue, chiaramente noi non abbiamo accesso, noi astrofili non abbiamo accesso a questo sito, bisogna essere astronomi per poterci scrivere sopra. Comunque scendiamo qualche giorno e arriviamo qui, Spectroscopic Classification of the Transit PNV, eccetera, eccetera, as a classical nova in M31, cioè la classificazione spettroscopica del transiente, di questo transiente, che è la nostra nova, come una nova in M31. Andiamo a cliccare sulla lettera e leggiamo che abbiamo, riportiamo lo spettro di questo transiente, di questo oggetto osservato, ottenuto da un telescopio praticamente da 3,8 metri che si trova in Giappone. Questa è la nostra nova, vedete, was discovered, è stata scoperta dal Supernova Search Project, ISSP. Noi siamo parte del Supernova Search Program. Questa è la luminosità che l'abbiamo scoperta, e quando l'ultima volta che non l'avevamo osservato senza vedere niente, il giorno 24, eccetera eccetera, tutti i dati, e sotto c'è la classificazione spettroscopica che dice che si tratta di una nova al ferro, un tipo di nove. Ecco, quindi avete visto proprio tutto il passaggio. Chiaramente, purtroppo, mi scuso, ho dovuto essere molto veloce perché abbiamo tante cose da dire e questa vuole essere un'introduzione. E prendiamo le immagini, scarichiamo le immagini. Mario, c'è una domanda ancora di Lorenzo che ti chiede come facciamo a comunicare la scoperta. No, ok, allora ve lo faccio vedere anche direttamente. Esiste un altro sito che si chiama Transient, ok, TNS, questo, e noi anzi sono due, uno è il TNS e quell'altro il TOCP, questo.
Allora, ormai è Raffaele che di solito fa questo lavoro qua, perché ci siamo divisi i compiti. Quando c'è una scoperta ci telefoniamo giorno e notte, di solito è di notte purtroppo, e ci telefoniamo, uno tira fuori i dati, l'altro scrive. E di solito io tiro fuori i dati e Raffaele scrive. Se scendiamo su questo qua ci sono tutte le scoperte e vedete che l'ultima, questa PNV in M31, andate a aprirla. Qui ci sono i dati della Nova in M31. No, scusate, questa è quella scoperta dai giapponesi. La nostra dovrebbe essere il 26, eccola qua. Andiamo questo noi abbiamo l'accesso, cioè noi possiamo entrare, abbiamo una password che ci è stata data per poter scrivere questi report. Un'altra password ce l'abbiamo su questo sito che si chiama Transient Name Server. Questo è un server dove tutte le scoperte, vedete qua, si possono vedere le scoperte anche degli ultimi giorni, delle scoperte fatte in certe posizioni di cielo per luminosità, eccetera, e tutte le scoperte fatte da tutti gli osservatori al mondo vengono riportate qua sopra. Parliamo sempre di scoperte di transienti. Cosa significa transienti? Vuol dire una cosa che appare, che prima non c'era e poi appare. Comunque, allora, prima cosa, scarichiamo Scusa le mani. Flavio, Prego. scusa, parla per un altro minuto perché siamo oltre i 20 minuti. Chiudi, Ok, chiudi. ormai siamo arrivati a farvi vedere. Volevo farvi vedere un'altra cosa, però ne parleremo la prossima volta, magari sotto il cielo, così andiamo a vedere insieme. Avete visto tutti i vari passaggi e dal momento della scoperta al momento in cui andiamo a scrivere il report dove dichiariamo di aver trovato questo oggetto, al momento in cui, bontà loro, qualche astronomo prende in mano il nostro lavoro e va a fare la classificazione. Tenete conto che ci sono degli astrofili adesso, ne abbiamo uno nel nostro gruppo, Bacon, che fa la classificazione spettroscopica. Adesso, fra poi, Vittorio vi parlerà di spettroscopia. Vi faccio vedere un'ultimissima cosa a proposito di Nove, una cosa che abbiamo fatto qua in osservatorio recentemente. Allora, non mi assorbirà più di un minuto e mezzo, Natalino, Va bene, va però bene. è bello farlo vedere anche. Allora, le Nove hanno, questa qua è la Nova che stiamo seguendo. Qui vedete la Nova che più o meno rimaneva sempre della stessa luminosità, poi purtroppo in giorni che ci sono stati di nuvolo ha cominciato a scendere, 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 diventare sempre meno luminosa fino praticamente a sparire. Cosa è successo? È finita l'esplosione? No, si è verificato un fenomeno che è stranissimo, che succede in certe Nove. E di colpo, mentre il guscio dell'esplosione si sta ampliando, di colpo si forma della polvere. Non si sa bene il perché si forma questa polvere, non si sa bene neanche la velocità, neanche la dimensione di questa polvere. Cioè, è un fenomeno che è ancora poco conosciuto e per questo è interessantissimo perché sapete bene che la scienza va a cercare le cose poco conosciute e lì bisogna lavorarci per fare le scoperte nuove. Qui noi siamo stati fra quelli che si sono accorti che stava formando polvere, l'abbiamo segnalato e infatti è venuto fuori la ATEL. Avete capito che queste ATEL sono gli Astronomical Telegram, i telegrammi degli astronomi, dove era riportato anche il nome del nostro osservatorio, del nostro gruppo, insomma. E qua vedete in pratica questa differenza. Allora, questa è un'immagine del 27 di novembre. Questa cosa che vedete, questa macchiona grande, è la Nova molto ingrandita. Adesso, attenzione, cosa succede qui? Pochi giorni dopo, il 13 dicembre, quando to torna sereno, noi ci siamo trovati la Nova così. Di colpo la Nova è questa qua sotto, qui è saltata fuori una stellina di campo molto debole. La stella che vedevate prima, prima tutta la luminosità della stella riempiva tutta quest'area, adesso è diventata questa. È questa qua. Ma dici, Madonna, è diminuita tantissimo in luminosità. Attenzione, guardate cosa è successo dopo il 27 dicembre, l'ultima volta che siamo riusciti a farla, perché dopo è sparita. La stellina, quella che vedevate prima, debolissima, di sopra,
È questa. Queste sono 3 ore di esposizione con telescopio da 40 centimetri. La stellina, la nova è diventata questa e qua, con l'esposizione lunghissima che abbiamo fatto, sono saltate fuori tutta una serie di stelle. Allora immaginate che la stella è ancora luminosa come era prima, 10.000 volte più luminosa di così. Solo che è come coperta da un velo di polvere. Prima o poi, passerà un mese e mezzo, qui stiamo seguendola tutte le sere che c'è sereno, provando a fare almeno un'immagine di controllo, perché nel momento che qui salta fuori, riprendiamo a misurarla e sappiamo che la polvere è sparita. Ecco, questo è un altro dei lavori che stiamo facendo proprio in questi giorni. Passo la parola, sì. E ho finito, scusate. Grazie Flavio. Allora, per la ricerca delle supernove parlerà Raffaele Belligoli, ricercatore nostro. Bene, ciao a tutti. Intanto ringrazio di essere così numerosi. Avete sentito già parte della ricerca, la facciamo in tandem io e Flavio, questo genere di ricerca delle nove, delle supernove extragalattiche. Adesso condivido con voi un attimo di presentazione anche per capire un attimo di che cosa stiamo parlando. Avete sentito le nove e queste sono le supernove. Supernove, vedete che possono essere di varie tipologie e sarò breve anche perché la settimana prossima avremo il professor Vittorio Rizzio che parlerà proprio dell'evoluzione stellare, quindi sarà un argomento ben trattato la prossima settimana. Però c'è da capire che questo fenomeno di supernove è un evento ancora più energetico e va a compromettere praticamente tutta la vita, la massa della stella. Quindi c'è un'esplosione. Si può avere in varie tipologie di supernove, però vedete la sequenza, la stella che nasce da una nebulosa, c'è la sequenza, viene una protostella, poi diventa una stella, poi comincia quando perde l'equilibrio idrostatico la stella a un certo momento, a seconda della sua massa può diventare o meno una supernova. Qui state vedendo proprio un collasso, un tipo di supernova di collasso gravitazionale, quindi quando la stella ha bruciato tutti i suoi gas, i suoi involucri, non riesce più a far contrapporre la forza gravitazionale che la schiaccia. Ci sono dei bruciamenti via via, sempre con pressioni e temperature maggiori, fino ad arrivare al nucleo della stella. A quel punto la stella collassa, perché il ferro è un materiale endogeno, non produce energia, e quindi abbiamo l'esplosione della stella. Questo è un tipo di supernova, quindi abbiamo la disintegrazione totale della stella. È un fenomeno talmente energetico che, a differenza delle nove che le possiamo osservare nelle galassie, tra virgolette, vicine, tipo come la galassia di Andromeda o M81, parliamo intorno a milioni, quindi dai 2 ai 16 milioni di anni luce di distanza, questi fenomeni sono molto energetici e possiamo osservare in galassie molto molto più lontane, poi vedremo quanto anche. Andiamo avanti e qui ci sarà, vi spiegherà poi anche Vittorio, della tipologia di queste galassie, anche come si fa attraverso la spettroscopia a riconoscere le tipologie, però noi dal nostro osservatorio abbiamo già scoperto 3 supernove, vedete, una nel 2012, una nel 2013 e l'altra giusto l'anno scorso, proprio la notte di Pasqua nel 2020. Tra l'altro sono state scoperte anche in un modo, come si può dire, fatalità, 3 tipologie, una diversa dall'altra, che magari adesso andrò anche a spiegarvi più tardi. Intanto vedo che si è bloccata un po' la presentazione, scusate un attimo, intanto vi vado a far vedere un'altra schermata che ho preparato, dove vi faccio vedere, aspettiamo un attimo, scusate, eccolo qui, questa. Faccio vedere all'atto pratico quello che stiamo facendo un po' con Flavio nella ricerca anche delle supernove. Chiaramente abbiamo una sequenza di immagini, andiamo a scandagliare il cielo. Riuscite a vedere l'immagine? Le due immagini? Sì,
Confermate? Sì, tutto bene. Allora, questa io ho caricato adesso, fatalità, le immagini delle tre scoperte del supernova. A sinistra abbiamo un'immagine del campo stellare precedente e sulla destra invece abbiamo l'immagine della serata in cui c'è stata la scoperta. Qui chiaramente, anche qui come diceva Flavio, andiamo a fare un blink di queste due immagini, le mettiamo sopra, lampeggiano e si va a cercare a livello ottico. Chiaramente i professionisti hanno dei software adeguati che lo fanno in modo automatico, noi non l'abbiamo, andiamo a vista. Quindi cosa si fa? Vado a cercare cambiamenti, se si possono notare dei mutamenti intorno alle galassie. Chiaramente vado a ignorare tutti questi puntini sono tutte stelle della nostra galassia, quindi sono nel campo, e io devo concentrarmi solamente dove ci sono le galassie. E vedete qui, per esempio, questa è l'ultima, quella scoperta la notte di Pasqua, vedete in questa zona, la ingrandisco ancora, eccola qua, andiamo scendo un attimo adesso, vedete qui sulla sinistra, verso il centro, sinistra, vedete un puntino luminoso che compare, che prima non c'era. Vedete, questa è una galassia e qui c'è un puntino. Quindi c'è un, come si può dire, un evento luminoso. Chiaramente dopo tutte le verifiche del caso è stata scoperta che era una supernova. Pensate, una supernova che dista da noi circa 350 milioni di anni luce. Vuol dire che si è stati i primi testimoni di un'esplosione di una stella avvenuta 350 milioni di anni fa. Chiudo questa e andiamo a vedere per esempio l'altra. Questa invece è l'altra immagine del... Vediamo un attimo, scusate. Che galassia è? Raffaele ti chiede, Lorenzo, che galassia è quella lì? La NGC, la NGC 6214. Questa invece è un'altra, questa qui invece è la prima scoperta avvenuta nel 2012. Anche qui vedete il campo dove ci sono galassie e stelle, vedete le galassie. Qui siamo stati abbastanza fortunati perché la galassia, nel nostro caso della scoperta, si trovava proprio sul bordo. Vedete qui adesso mi posiziono sempre sul bordo, vedete sulla sinistra anche questa parte, vedete qui in basso sulla sinistra, adesso la alzo un attimo, la porto più verso il centro, eccolo qui. Sulla sinistra vedete anche qui una galassia e vedete un evento luminoso che lampeggia sulla sinistra. Lì anche lì, dopo tutte le verifiche, ho fatto un controllo ed era una supernova. Questa si trovava a circa 160 milioni di anni luce. E questa invece è un'altra supernova, la terza, quella che è, scusate un attimo, qui vi faccio vedere, no? Eccola qui. Questa è un po' più evidente, perché questa è quella un po' più vicina a noi, si trova a 64 milioni di anni luce, ma qui è talmente evidente che, e pensate, è così luminosa, perché tra l'altro era lì da circa 3 giorni e nessun osservatorio, né professionistico né amatoriale, era riuscito a osservarla. C'è stati noi, vedete che ormai anche la luminosità della supernova è molto luminosa e quindi chiaramente siamo stati un po' agevolati in questo, insomma, in questa scoperta. Chiede Lorenzo che galassia è quella lì? Questa è la NGC 2748. Ecco, bene, qui, bene. Adesso preparo. Bene, allora adesso cerco di riaprire, se si riapre la presentazione, perché volevo farvi vedere. Eccolo qua, perfetto. Condivido con voi anche la presentazione. Scusate un attimo perché qui mi si blocca tutto questa sera. Il bello della diretta. Eccoci qua. Tolgo la presentazione, questa, e vi metto l'altra.
Ecco, ritorniamo allora quindi ai nostri risultati di tutte queste osservazioni che facciamo. Questa è la prima supernova veronese, scoperta da astrofili veronesi nel 2012, vedete? E qui è molto bello vedere anche l'evoluzione. Vedete sulla, in alto a sinistra un'immagine di repertorio e qui vedete sulla destra, il 21 del 10, l'immagine che vi ho fatto vedere. Si vede un piccolo bagliore sulla, all'intersezione delle due righette. E poi vedete quel passare dei giorni che la supernova aumenta di luminosità. La supernova ha questa caratteristica che arriva fino a eguagliare la luminosità della galassia stessa. Quindi immaginate che fenomeno energetico, quindi un'esplosione di una stella riesce a eguagliare nella luminosità addirittura il nucleo della luce di miliardi e miliardi di stelle. E vedete qui dopo circa un mese ha la stessa luminosità del nucleo della galassia. Dove si trovava questa supernova? Vedete, nel nostro campo generalmente è intorno alla polare, perché dall'osservatorio abbiamo la possibilità di osservare per tutto il periodo dell'anno una zona, diciamo, delle costellazioni circumpolari, e vedete questa si trova nella costellazione della giraffa, in quel puntino lì, vedete, molto vicino alla stella polare. Circa 190 milioni di anni luce da noi, erano di tipo primo A. Magari la settimana prossima il professor Vittorio Arezzo vi spiegherà anche tutti i dettagli delle varie tipologie, oppure magari anche durante la serata magari che faremo di osservazione. E poi la bolla di espansione, cioè quindi il gas esploso, quindi l'espulsione di tutto questo materiale di elementi e di gas della stella che si disintegra, viaggiava, pensate, e viaggia tuttora, perché nello spazio c'è il vuoto, viaggia a circa 10.900 km orari. Questa è la seconda supernova, vedete, nella galassia NGC 2748. Questa immagine bellissima a colori che vedete è stata fatta dal telescopio spaziale Hubble. Vedete, è molto bella perché si trova solo a 64 milioni di anni luce da noi. E qui vedete la differenza, la foto nel piccolo inserto, il quadrato bianco, la nostra, e quella di Hubble. C'è un po' di differenza, non è vero? Però siamo riusciti a vedere comunque la supernova. E anche questa dove si trova? Nella costellazione della giraffa, sempre, vedete, sempre verso nord, e la sua distanza, vi dicevo prima, 64 milioni di anni luce. Questa invece è l'ultima, quella dell'anno scorso. Pensate che da 7 anni, immaginate le sere, quante notti spese per osservare tutte queste galassie, eccetera, dopo 7 anni finalmente è arrivata la terza. E la terza, vedete, che si trova a circa 350 milioni di anni luce. Avanti, eccola qui, e dove si trova? Anche questa invece nella costellazione del Drago. Diciamo che questa batte il record perché è dista 350 milioni di anni luce di distanza. È un fenomeno veramente energetico molto potente che lo possiamo vedere dopo tutti questi milioni di anni. Che cos'è una nova? L'ha spiegato chiaramente Flavio poc'anzi, comunque non mi fermo più di tanto perché comunque vi è stato spiegato e comunque sarà un tema ripreso la settimana prossima, però mi preme farvi vedere le nostre scoperte. Le nostre scoperte, per esempio, vedete qui anche qui un blink che è stato fatto, dove si vede la nova che aumenta di luminosità. Qui stiamo parlando della ricerca su Andromeda. Andromeda, sulla galassia di Andromeda, abbiamo già scoperto 10 nove. Qui le vedete tutte, comunque potete andare sul nostro sito e vedete tutte queste immagini. Questa invece è la galassia di Bode, M81, dista circa 12 milioni di anni luce da noi, e ne abbiamo già scoperte 4, le vedete queste qui. Poi abbiamo scoperto che subito avevamo esultato una nova nella galassia di M33, quella del triangolo, e invece dopo alcuni rilevamenti spettrofotometrici ci hanno detto che invece si trattava solo di una stella variabile a lungo termine, quindi una stella che varia la sua luminosità nel tempo molto lungo.
Io ho terminato adesso questa mia breve presentazione, insomma, se avete domande. C'è una domanda qua che sì, ti chiede pure. Massimo Pacchera ti chiede se non è mai stata osservata una supernova nella nostra galassia. Allora, l'ultima supernova esplosa nella nostra galassia è stata nel 1604, quella famosa di Keplero, perché è stata studiata da Keplero. Poi non ne sono state più osservate. Secondo alcune stime statistiche, praticamente, dicono che ogni 400 anni c'è una supernova galattica. E ormai dovremmo esserci, la stiamo aspettando tutti, però speriamo che sia almeno a circa 20 anni luce da noi, perché comunque un'esplosione di una supernova così vicino potremmo avere qualche problemino, qualche guaio. Comunque chiaramente... Speriamo per in questo Betelgeuse motivo, allora Raffaele, speriamo in Betelgeuse, esatto, sì. 64 anni luce. Esatto, è per questo che anche tutta la ricerca a livello mondiale si è portata verso a studiare questi fenomeni nelle altre galassie, perché nella nostra l'ultima è stata nel 1604. Poi avete sentito anche quella del 1054, quella che ha parlato prima Lorenzo, che è scritta sugli annuali degli astronomi cinesi. Hai finito, Fele? Ma io ho terminato, al limite posso fare vedere un piccolo consiglio anche a tutti voi che state seguendo e soprattutto anche ai nuovi soci. Scusate un attimo, sì. Qui che esco qui da questa parte. Avresti ancora una decina di minuti, che è stato prima tu. Poi... Così almeno lasciamo anche il tempo un po' agli altri. Volevo farvi vedere... Invece interrompo questo per farvi vedere un consiglio, anche soprattutto visto che abbiamo la possibilità. Un attimo. Là. Adesso l'ho portato di qua, scusate perché con tutte queste finestre si fa fatica anche a capire. No, soprattutto per aiutarvi in quello che abbiamo parlato questa sera e soprattutto anche per aiutarvi nel vostro approccio all'astronomia, vi consiglio di andare sul nostro sito, vedete il nostro sito, sì? Ok? Soprattutto andate verso in fondo, qui da questa parte, trovate un link molto importante che magari vi è fuggito. Vedete qui c'è un download, nella finestra download ci sono scritti più scaricati. C'è scritto osservare il cielo, fate un clic lì, perché questo link vi porta a una pagina di un libro molto importante, Osservare il cielo, è pubblico e gratuito, è tutto in PDF, scaricabile. Andate qui sotto, vedete c'è l'ultima versione del gennaio 2021, potete cliccare e scaricarlo. In questo libro ci sono tutte le mappe stellari, ci sono tutte le spiegazioni sull'astronomia, sull'evoluzione stellare, sul qualsiasi oggetto, su tutte le costellazioni. Vi viene spiegato in dettaglio quello che vi diceva Lorenzo poc'anzi. Vi dico di andarlo a vedere, soprattutto a scaricare, perché da lì potete prendervi le famose mappe che vi dicevo anche l'altra volta, e prepararle e seguire l'osservazione in diretta, perché come vi ha detto Lorenzo, chiaramente questa sera non abbiamo potuto fare nulla, però adesso stiamo aspettando la prima notte serena, verrete avvisati via email, organizzeremo nel giro di 2-3 giorni una serata di osservazione, quindi un po' come ha fatto Lorenzo all'inizio, però seguito poi dall'osservazione vera e propria con immagini scattate in diretta dal nostro telescopio, quindi sarà un qualcosa di affascinante. E quindi vi consiglio di prepararvi, magari stamparlo, no, perché è un libro, non so, di circa 400 pagine, 350 pagine, però da tenervelo lì aperto, da sfogliare e trovare tutte queste notizie molto importanti. È un libro da sfruttare. Ecco, io lascio la parola a Natalino
Sì, allora, grazie Raffaele. Ci sarebbe, mi dice Lorenzo che ho preparato un bignami dell'osservare il cielo, come osservare il cielo, insomma, di un, ha preparato un bignami. Sì, ho preparato un piccolo articolo, che è quello che poi ti manderò, no, che sto finendo, nel quale, prendendo osservare il cielo, è una lettura guidata di osservare il cielo. Anche quello poi online per tutti i nostri soci, che possono così essere facilitati in questo approccio, anche primo approccio all'astronomia. Vedete, si scarica tranquillamente, è pubblico, gratuito, non avete problemi di copyright, potete sfogliarlo e parla di tutto, c'è il sommario, cliccate e vi portate sulla sezione che vi interessa. Vi faccio vedere qui in fondo, per esempio, ci sono tutte le cartine stellari, così vi rendete conto della bellezza di questo libro. Ecco, lascio la parola. No, c'è un'altra domanda, se vuoi rispondere tu. Adipa ti dice che le radiazioni delle stelle a neutroni, cioè i neutrini, non c'entra niente, ma comunque ci possono raggiungere? Ecco, tu se vuoi rispondi tu. Sono di allora, dicevo prima che questi fenomeni molto energetici bisogna sperare che avvengano a circa oltre i 20 anni luce da noi, perché se sono all'interno di questo range ci possono creare qualche problema, e quindi la speranza è proprio che siano lontani, perché sono forti emissioni in raggi X e raggi gamma questi. Sì, ma non di neutrini, i neutrini comunque... No, neutrini no, perché vengono... È tutta un'altra cosa. Esatto. E in questo momento ogni parte, ogni centimetro quadro del nostro corpo è attraversato da circa 40.000 neutrini. È la particella, diciamo, che esiste di più nell'universo. Sono i neutrini, ma sono delle... diciamo delle particelle prodotte dalle stelle come come una parte che di scarico, come quello che esce da un tubo di scarico di una combustione della macchina, sono i neutrini che impregnano tutto lo spazio. Ecco, sì, visto che hanno pochissima massa, ultimamente si ritiene che abbiano pochissima massa e nessuna carica, riescono a passare da parte a parte qualsiasi materia. Ecco, va bene? Benissimo. Allora, adesso io ho dato una cosa un po', spiegazione un po' veloce. Comunque, parliamo di un'altra cosa, un'altra ricerca molto importante che fa il nostro ciclo. È la spettrometria, che ci serve chiaramente per capire le atmosfere, diciamo, delle stelle, e capire come sono composti gli elementi delle stelle. E ce ne parlerà Vittorio Andreoli, che è uno studente di astronomia, un socio nostro da anni, che studia astronomia a Padova. Vittorio, vai. Ok, ci siamo. Allora, breve introduzione, mentre i miei colleghi hanno presentato la parte più visiva, ecco che allora noi andiamo a vedere, dopo che è stata scoperta, che cosa succede. Quindi introduco vediamo se riesco a fare lo schermo, fammi selezionare, bravissimo. Vi condivido uno dei due schermi, si vede? Sì. Si vede? Sì. Allora, andiamo. L'osservatorio è a disposizione due spettroscopi. Il primo è lo spettroscopio LIRES III, che è della Shediac, con tre reticoli, cioè vuol dire che abbiamo, con quattro reticoli, abbiamo quattro possibilità di avere risoluzioni diverse. Dopo vi spiego bene cosa vuol dire. Uno da 300 linee per millimetro, dopo da 600 linee per millimetro, da 1200 linee per millimetro, da 2400 linee per millimetro. Man mano che si aumentano le linee per millimetro, aumenta la risoluzione dello spettro, quindi si vede meglio come è fatto il picco, diciamo, dello spettro, ma vediamo molto di meno, quindi vuol dire che noi vediamo più grande e meglio. Dopo abbiamo un ALPI 600 che usa il prisma, non il reticolo di diffrazione, ed è più piccolino. Quindi adesso io faccio quello che prima voleva fare Flavio, cioè farvi vedere il telescopio che si muove. Mi collego in osservatorio di sopra, dove c'è lo spettroscopio. Qua gli ho detto di andare su questa stella qua. Noi facciamo di solito, puntiamo, scegliamo il target, puntiamo, diamo il go to e
se andiamo a vedere qua, in teoria se non si è scollegato dovremmo vedere il telescopio muoversi, in teoria. In pratica non ne sono troppo sicuro. Vediamo se magari... No, c'è la cosa di davanti. Ok. Ecco, vedete da qua che si sta muovendo, si fa prima vedere da qua. Quando arriva, facciamo finta adesso di voler fare lo spettro di questa stella, si sta ancora muovendo. Quando arriva, noi facciamo lo spettro, adesso purtroppo non possiamo aprire la cupola per motivi di tempo. Noi accendiamo, facciamo finta di avere una cosa, aspettiamo un attimo che arrivi, tanto vediamo se qua si vede meglio, ecco. C'è un po' di ritardo tra i due computer, probabilmente dovuto al computer stesso di sotto che fa più fatica. Però si vede più o meno come si muove. Ecco che qua dove c'ho il mouse c'è lo spettroscopio che adesso andiamo a usare. E facciamo finta che sia arrivato, facciamo molto finta che sia arrivato, e vedete che lanciando una... suonato qualcosa, oh, vabbè. Vedete che facendo un'esposizione come quelle che vi hanno fatto vedere prima senza riduzione, noi adesso ce l'abbiamo storta però... ok, viene fuori tutte queste linee in emissione. Queste linee in emissione non sono altro che dannazione, ho sbagliato. Lo spettro in emissione della lampada di calibrazione che c'è all'interno. Quindi tutte queste linee qua sono neon e argon che ci permettono di calibrare. Vuol dire che di ognuna di queste linee in emissione noi sappiamo l'esatta lunghezza d'onda. Ovviamente qua sotto adesso c'è i pixel, noi gli diciamo questa qua è tot linea di emissione, questa qua è tot Armstrong, lui si fa la differenza in pixel, la distanza, e ci calibra in lunghezza d'onda. Cosa vuol dire? Ok, cioè è arrivato, quindi possiamo intanto tornare a di sotto. Vuol dire che noi abbiamo di sotto, si vede, di sotto la lunghezza d'onda in Armstrong o in nanometri, scegliete voi in base alla vostra inclinazione etica, e qua l'intensità relativa. Questa è una simbiotica crescente, ecco, le simbiotiche sono l'altra faccia della medaglia delle nove, io sono molto legato alle simbiotiche, che poi alla fine sono le nove. Vedete, ho voluto mettervi uno spettro dell'IRES terzo in risoluzione 300, cioè con reticolo da 300, vedete la dispersione va da 4.007-6 fino a 6.008 circa con questa risoluzione qua. Se vedete invece il reticolo da 2.400, questo è lo spettro di Alcide Cigni, è una stella, una delle due stelle Cefeidi su cui io, Flavio e altri membri stiamo lavorando per farci un articoletto. Vedete che qua ci sono appena, quello sono 200 Armstrong di spazio, quindi è molto molto più piccolo, ma vedete che si vedono molti 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 più piccoli, molto meglio risolti, e ovviamente non mi soffermo sulle lunghezze d'onda eccetera perché diventerebbe un po' pesante. Invece questo qua è lo spettro con l'Alpi 600, quindi è molto simile al reticolo da 300, solo che si riesce a prendere più campo. Questa qua è sempre le G Andromedi, quella che abbiamo visto con il reticolo da 300 dell'IRES. Cos'è che facciamo osservazione? Allora, facciamo osservazione di stelle di sequenza principale, ad esempio il Sole, stelle simbiotiche e quindi nove quando ci riusciamo, variabili, ad esempio le Cefeidi, le Mira, le Titauri, stelle di appena nate in sostanza, di galassie, di nebulose, di comete, di sistemi binari, corpi del sistema solare, tipo i pianeti e il Sole, appunto. Vi faccio vedere solo alcuni dei lavori che facciamo, tra cui le stelle variabili, le galassie e le comete. Ho scelto questi tre, mi sembrano i più interessanti. Allora, le variabili, prima vi ho detto della C di Cigni, si vede la variazione, oltre che nella fotometria, nel fatto che questi sono tutti spettri presi
in vari momenti e vedete che al variare della data cambia lo spettro. E vi chiedo di concentrarvi soprattutto su questa zona qua dove c'è la freccetta blu, che è in sostanza il tripletto del magnesio. Vedete che cambia proprio la forma. Cosa è successo? Allora, con grande pazienza, ci è andato a prendere 6 di queste linee più centrali del ferro e del magnesio e si è fatta quella che è detta curva di velocità radiale. Qui vedete che la nostra stella Cefeide ha delle oscillazioni di velocità radiale, cui dopo siamo andati a studiare anche tramite la magnitudine, ci siamo ricavati temperatura, raggi di tutto questo qua, e adesso tra un po' speriamo verrà fuori un articoletto proprio del nostro osservatorio su questa Cefeide, la CD Cigni e la TT Aquile, che non ho portato, eccola qua, questa qua è l'altra curva. Faccio vedere la differenza mentre questa è detta curva a dente di sega perché sale lentamente e scende velocemente, quell'altra è più sinusoidale, ecco, se non sembra molto una sinusoide, ma fidatevi di me, è più sinusoidale, quindi è più normale. Delle galassie, cosa vuol dire? C'è Morgan nel 1958 ha detto, beh, posso correlare il nucleo di una galassia con la sua, col suo spettro, cioè la sua classificazione secondo Hubble, diciamo, che tutti conoscono quasi, cioè con il suo spettro. Allora cosa ha fatto? Ecco, vabbè, non ci siamo capiti, no, è venuta fuori un po' a caso. In sostanza, concentriamoci su questa qua, scusate, ho fatto degli errori nel mettere. Allora, lo spettro che andiamo a vedere noi è di M81. M81 è una galassia di tipo SBSC, più o meno presso poco all'incirca. Quindi, noi andiamo a posizionarci circa qua, sul piano, e vediamo che dove ci dovrebbe essere M81 lo spettro è di una GK. Allora andiamo a vedere, quello in verde è lo spettro di M81, quindi ad eccezione dell'idrogeno alfa in emissione che ci va a indicare che M81 è una galassia attiva, vuol dire che suo buco nero centrale è in attività e emette appunto raggi gamma, sincrotroni e getti relativistici, ma questo non ci interessa. Vedete che tranne per quello si sovrappone piuttosto bene allo spettro azzurro, che è di una stella, la 31 Andromedi, che se non vado errato dovrebbe essere una stella di tipo G. Ecco quindi che noi possiamo dire più o meno ci assomiglia a una G, quindi ha senso questa classificazione qua proposta da Morgan nel 1958. Ecco che appunto è diventata una classificazione proprio delle galassie. L'ultima cosa di cui vorrei parlarvi abbastanza velocemente è degli spettri delle comete. Personalmente non sono propriamente un appassionato di corpi minori del sistema solare, però è interessante andarne a vedere gli spettri. Allora, vi ho proposto in verde lo spettro della cometa Virtanen, che è stato fatto a dicembre del 2018, quando ha fatto il suo passaggio al perielio, e in blu vi propongo uno spettro del Sole. Adesso la risoluzione è notevolmente diversa, perché lo spettro verde è stato ripreso con l'IRES reticolo da 300, lo spettro del Sole è stato ripreso con l'ALPI, quindi due spettroscopi diversi. Ecco che vedete che molte linee, molti picchi sono quasi perfettamente sovrapponibili, particolarmente qua che c'è il tripletto del magnesio, qua si vede il doppietto del sodio, qua c'è H alfa e qua c'è H beta. Allora, nelle comete è chiaro che nella parte visibile non si vede l'idrogeno. Beh, non che le comete non abbiano idrogeno, le comete hanno nella loro chioma un idrogeno, ma l'idrogeno della chioma delle comete si vede nei raggi X, nella posizione di Lyman alfa, che è 1212 angstrom. Quindi noi nella parte visibile possiamo solo vedere alcuni componenti. E allora come si fa? Semplicemente si prende lo spettro del Sole, lo spettro della cometa lo si divide per lo spettro del Sole. In questo modo, se io divido il picco circa della cometa col picco circa del Sole, viene circa 1 qua. Allora ecco che noi otteniamo lo spettro della cometa con le sue emissioni, e noi vediamo che c'ha le linee dell'ossigeno praticamente neutro, le linee dell'ammoniaca, e da questo noi possiamo risalire non solo a cosa c'è sulla cometa, ma anche
dove si è formata nel sistema solare, perché se c'è della presenza di azoto probabilmente si è formato in una zona fredda, quindi oltre alle tre unità astronomiche che era dove, che è dove è stata messa, delimitata la frost line, che è la linea dove qui si raffreddano i gas e quindi l'azoto si può raffreddare solo lì. Vediamo presenza di ossigeno, questo ci implica che è molto vecchia, eccetera, eccetera. Poi bisognerebbe fare un'analisi un po' più dettagliata, qua si fa molto più fatica a vedere. Ho visto prima una domanda, mi permetto già di rispondere. Ma ci vogliono le mani sul telescopio o avviene in remoto? C'è una torretta, in che senso? Cioè sul telescopio principale voi avete il CCD per le supernove, per le nove supernove e lo spettroscopio, giusto? È sempre mm-hmm. sul telescopio principale. Vediamo se si vede da qua, forse da qua si vede meglio. Si vede l'immagine della fotocamera dell'osservatorio? Allora, sì, si vede. Questo qua, quello bianco, sì. È quello dove si fa 9 supernove fotometria, mentre questi qua a lato, qua ce n'è uno e qua ce n'è un altro, sono altri due telescopi collegati sulla stessa montatura che ci permettono di fare spettroscopia, quindi usiamo tre telescopi diversi per fare questo tipo di ricerche. Ho risposto alla domanda? Sì, e che telescopi sono? Molto più piccoli? Sono degli Smith da 25 F10. Grazie. Prego. Allora vediamo. Ho sbagliato. Ok, quindi cometa. L'ultima cosa che vorrei farvi vedere, abbastanza interessante, che appunto le Andromedi, stella simbiotica crescente che io seguo con grande fremito, diciamo, è stato che a un certo punto nel 2019, voi immaginatevi di avere questa stella simbiotica che è un sistema binario, la nana bianca è andata dietro alla stella compagna, che di solito è una stella piuttosto grossa, molto fredda, e cosa è successo? Praticamente ha ionizzato il gas che c'è nella parte della stella, quindi noi non vediamo direttamente la nana bianca, e vedete che da quello più in basso, 2019 a dicembre, ottobre fino a dicembre, vedete che si è sempre fatto un solco maggiore e man mano che la stella stava andando dietro, poi purtroppo non si è più vista le G Andromedi in quel periodo lì e quindi ci siamo persi la risalita, ma il concetto è buono e questo qua è stato un momento in cui l'abbiamo seguita sufficientemente assiduamente. Questa stella era un fenomeno abbastanza interessante. Ci abbiamo l'ultima cosa, proprio se c'è tempo? 5 minuti ancora. Guarda, ce ne metto anche di meno. Allora, l'ultima cosa che abbiamo fatto, cioè l'ultima cosa, una delle cose che abbiamo fatto è anche fare lo spettro del Sole. Qua ve l'ho presentato un po' a tutte le linee attaccate, lo so, è un po' bruttino. Vedete che ci sono tutte le identificazioni principali e questa qua è un po' più carina perché ci fa vedere i colori. Allora, tutti si aspettano che il Sole sia una stella gialla, in realtà non è propriamente così per gli astronomi. Per gli astronomi il colore della stella è dove c'è il picco massimo. Adesso io l'ho messo qua, in realtà sarebbe circa qua. Quindi se noi andiamo a fare questa curva qua verde, si chiama Planckiana, praticamente con una funzione si va a calcolare quella che è la curva di Planck e si risale alla temperatura. Qua dice 5447, se noi la spostiamo leggermente in qua va a 5800, che è la temperatura solare effettiva sulla superficie. Ecco. Questo qua appunto spettro sempre fatto nel 2019, quindi come vedete sono andato a pescare roba un po' vecchiotta. Ecco, lascio spazio alle domande se ci sono curiosità, se no mi... Non vedo domande. Se qualcuno ha qualche domanda da fare, magari la scrive, così poi la facciamo. Adesso sì. c'è Lorenzo che vuole sì, dire qualcosa. Una domanda, sì. Vai, Lorenzo. Qual è quindi il campo principale della ricerca spettroscopica all'OMB? Allora, per ora noi abbiamo fatto di abbastanza importante tempo fa. Siamo stati i primi a fare lo spettro
di una nova, e in quelli che prima Flavio ha citato come Telegram Astronomer siamo stati appunto citati per lo spettro che abbiamo fatto, quindi per ora di abbastanza importante abbiamo fatto appunto lo spettro di una nova che poi è stata classificata nei giorni successivi. Poi adesso stiamo sperando appunto di riuscire a fare questo lavoro sulle cefeidi, che è davvero molto corposo. Flavio vi potrà dire che abbiamo abbastanza sudato per farlo, e quindi questo è importante. Speriamo di riuscire a fare al più presto tante altre cose. Abbiamo tantissimi dati da poter utilizzare, speriamo al più presto di riuscire a mettere insieme qualcosa e fare dei lavori, ecco. Bene, allora... Ho un'altra domanda, sì. questa per Flavio, sì. Sono andato a vedere su Aladdin e c'è citata in 6214 la supernova 2020 GPE, è quella lì che dicevi prima? Supernova? SN 2020 GPE. Allora quella è l'ultima supernova fatta dall'osservatorio? Forse più risponde più Raffaele, che lui che segue le supernove. Raffaele? Non c'è. Sì, comunque c'è su Aladdin. Non ti sentiamo, Raffaele. Non si sente, Raffaele. Non si sente niente. Niente, Raffaele, non ti sentiamo più. Hai problemi. Rispondi a un messaggio, dai, Lorenzo. Bene. Passiamo. Sì. Passiamo alle meteore, allora, dai, che ecco, queste scie luminose che si vedono nel cielo, noi attraverso il nostro suo osservatorio, insomma, le studiamo, e chi studia queste meteore è il nostro socio Maurizio, che ci parlerà appunto della sua ricerca sulle meteore. Bene, ciao a tutti, cerchiamo di dividere un attimo lo schermo, se è possibile. E vi racconterò qualcosa sulle meteore o stelle cadenti. Chiaramente tutti conoscono le stelle cadenti e quindi di conseguenza le meteore, che praticamente ha lo stesso significato. Si chiamano chiaramente stelle cadenti perché? Perché una volta, quando non sapevano esattamente l'origine di queste stelle cadenti, di questi fenomeni, pensavano che fossero dei pezzetti di stella che cadevano. In realtà non sono dei pezzi di stella, ma sono dovute praticamente a un insieme di fenomeni fisici, ottici ed acustici che avvengono quando del materiale attraversa l'atmosfera terrestre. Questo, intanto, diciamo, vedete nella foto che, nonostante le stelle cadenti siano molto romantiche, a volte sono veramente molto, ma molto spettacolari, e diciamo in questo caso anche molto paurose, perché questo tipo qua che ha fatto la registrazione, che è il nostro amico, diciamo, di Venezia, se l'è vista proprio, o meglio, l'ha vista chiaramente la sua telecamera, che gli veniva proprio addosso. E come vedete sono dei fenomeni che sono molto, diciamo, spettacolari a volte. Ma in realtà cosa sono appunto queste meteore? Le meteore sono del materiale che entra nell'atmosfera terrestre a causa dell'attrito che si sviluppa, perché entrano a velocità molto molto alte, si parla di velocità comprese tra i 40.000 e i 260.000 km orari, si praticamente surriscaldano, arrivano a temperature molto molto elevate, possono arrivare anche a 2500 gradi, il materiale fonde, ionizza, questo grande calore ionizza l'atmosfera terrestre, si vede la scia luminosa, a un certo punto la scia luminosa termina perché il materiale si è consumato tutto. Generalmente le meteore sono dovute, cioè si verificano con dei corpi molto molto piccoli. Quando i corpi invece sono un po' più grossi, più compatti ed arrivano fino a terra, si chiamano meteoriti, e questa è la differenza proprio tra meteora e meteorite.
La foto che avete visto prima, o meglio il filmatino che avete visto prima, invece si chiama bolide, sono delle meteore che appunto arrivando ad una certa altezza non ce la fanno più a disperdere il calore ed esplodono, raggiungono luminosità superiori, diciamo, alla terza magnitudine, alla meno 3 di magnitudine, e quindi vengono chiamati bolidi, appunto. Chiaramente le stelle cadenti sono famose perché? Perché tante volte si presentano a sciami, cioè si vedono tante stelle cadenti, tante meteore in brevissimo tempo. Soprattutto in certi periodi dell'anno, ci sono certi giorni proprio, che se ne vedono tantissime. Nella fotografia grande qua che vedete sulla destra, è una fotografia chiaramente in negativo, questa qua, sono tracciate delle linee, queste linee scure sono tutte le meteore che sono state fotografate in quella notte lì, e se noi prolunghiamo la traiettoria delle meteore sembrano che tutte provengano da uno stesso punto. Questo punto si chiama radiante. In questo caso il radiante si trova nella costellazione del Leone, che è tratteggiata in blu, e si parla di sciame meteorico delle Leonidi. Chiaramente questo è un effetto prospettico, perché in realtà le meteore entrano nell'atmosfera terrestre tutte parallele tra di loro, ed è un effetto prospettico simile a quando noi ci mettiamo, diciamo, in mezzo a una strada rettilinea e vediamo e guardiamo verso l'orizzonte e vediamo che i lati della strada sembrano convergere all'infinito, in pratica, molto lontano. E questo qua viene spiegato, appunto, questo è il motivo per cui anche a noi sembra che tutte le meteore, in questo caso, provengano da un unico punto. E perché sembra che provengano da un unico punto? Cioè, a cosa sono dovuti gli sciami meteorici? Sono dovuti, generalmente, non sempre, ma generalmente, sono dovuti alle comete, perché le comete sono di corpi molto piccoli, relativamente piccoli, diciamo, sono corpi molto ghiacciati, che generalmente frequentano le periferie estreme del Sistema Solare, temperature molto molto basse, meno 200, meno 250 gradi sotto zero, e sono composte da un nucleo, diciamo, roccioso, da tanto materiale, appunto, pulviscolo, piccoli sassolini, e tutto viene tenuto amalgamato da ghiaccio. Poi succede che quando la cometa, diciamo, si avvicina al Sole, chiaramente, il ghiaccio sublima, sulla cometa si generano dei getti di gas, di vapore in pratica, che partono, vanno nello spazio, però tutto il piccolo materiale che è contenuto nel ghiaccio, da questi getti viene sparato in pratica nello spazio. E si formano appunto questi getti che trascinano del materiale nello spazio. Chiaramente la cometa, in tutti gli anni che continua a fare la loro orbita, nelle migliaia di anni o milioni addirittura di anni che orbita attorno al Sole, pian pianino il materiale che rilascia questa cometa, per inerzia, prosegue l'orbita della cometa, e quindi tutta l'orbita della cometa nel tempo viene più o meno riempita da pulviscolo e materiale roccioso. Dopodiché succede che quando la Terra, nella sua orbita attorno al Sole, l'orbita della Terra è questa qua che indico adesso, attraversa o passa vicino all'orbita in cui è passata precedentemente una cometa, non è necessario che la cometa sia passata poco prima, qualche anno prima, può essere passata anche molti anni prima. Passa attraverso tutti questi sassolini, questo materiale entra nell'atmosfera terrestre e dà origine agli sciami meteorici. E la domanda successiva che voi vi ponete è: perché chiaramente gli sciami meteorici si vedono sempre lo stesso giorno dell'anno? Ma chiaramente perché la cometa incrocia l'orbita della Terra sempre in quel punto, sempre lo stesso giorno. E quindi in questo caso stiamo parlando delle comete, dello sciame meteorico delle Perseidi, l'orbita della Terra incrocia l'orbita della cometa che ha generato appunto tutti questi piccoli detriti, sempre nella notte tra il 12 e il 13 di agosto. Questo non è esattamente vero, diciamo, perché nel tempo, a causa di un movimento millenario della Terra, il giorno si sposta.
Infatti, diciamo, la tradizione delle lacrime di San Lorenzo è iniziata all'incirca a metà del 1800, in tutto ed era, diciamo, il picco delle meteore in quel periodo era il 10 di agosto, cioè il giorno di San Lorenzo. In tutti questi anni che sono passati, pian pianino si è spostato al 12 di agosto, nella notte tra il 12 e il 13 di agosto. Anche in osservatorio, appunto, facciamo ricerca di monitoraggio delle meteore. In cosa consiste? Consiste che abbiamo quattro telecamere, due di queste soprattutto sono proprio dedicate, si accendono in automatico tutte le sere e registrano tutte le tracce delle meteore che avvengono durante la notte. Viene rilevata la luminosità, viene rilevata la traiettoria, viene rilevato il tempo di durata, diciamo, che della scia luminosa. Dopodiché tutti questi dati vengono elaborati in prima battuta da noi, diciamo, e dopodiché vengono inviati a un centro di raccolta dati che è a Monaco di Baviera, che è un centro che, diciamo, raccoglie dati a livello mondiale, e dopo tutti questi dati vengono messi a disposizione degli astronomi. È importante, diciamo, per gli astronomi, perché in questo caso si riesce a stabilire magari e a ritrovare dei nuovi sciami meteorici. Perché rilevando, diciamo, tutte le sere si rilevano delle meteore che vengono denominate sporadiche. Chiaramente, se si riscontra una certa frequenza in determinati giorni, si possono far risalire a uno sciame meteorico ben particolare, dopodiché si cerca di farlo risalire, questo sciame meteorico, a un genitore, ad un asteroide o una cometa che ha generato tutti questi sciami meteorici. Ecco, come vedete, diciamo, la prima telecamera è stata avviata in luglio del 2005, in pratica, quindi appena poco dopo che è stato inaugurato l'osservatorio. In tutto questo periodo sono state registrate circa 170.000 meteore, per un totale di circa di 6.800 notti di rilevamento, e questi, diciamo, i dati aggiornati al 31/12/2020. Adesso vedete, diciamo, queste sono le nostre fotografie che facciamo con le telecamere proprio dedicate, e qua vedete, diciamo, tutte le tracce di meteore che sono state registrate, e qua al centro vedete un altro bolide. Ogni tanto si vedono dei bolidi molto spettacolari, tipo questo, che è stato rilevato nel 2015, il 16 di novembre. In questo caso, come vedete, raggiunge e supera di molto anche la luminosità della luna piena in questo caso. I bolidi più recenti, questo è uno dei più recenti che abbiamo fatto, è stato rilevato l'anno scorso, diciamo in aprile, 22 aprile dell'anno scorso, ed è, diciamo, verso la zona nord, e qua, diciamo, ho segnato anche il disegno, diciamo, delle costellazioni che si trovavano nelle sue vicinanze, proprio vicino al Polo Nord. Un altro è questo, eccolo qua, questa piccola meteora, lo vediamo meglio, e questo qua, diciamo, è il bolide. Ecco, anche in questo caso, come si vede, il bolide subisce delle esplosioni successive, e in questo caso si possono generare anche dei frammenti di meteorite, cioè di pezzi disintegrandosi, vengono scagliati, a meno che non si distrugga completamente, poi si possono anche ritrovare delle meteorite. Ecco, noi facciamo parte di un gruppo, LIMO, è un'organizzazione, diciamo, a livello mondiale, per rintracciare, diciamo, le eventuali meteorite, bisogna che questo bolide sia stato registrato da almeno tre telecamere, diciamo. Dopodiché, mettendo insieme i dati di tutte queste tre, chiaramente di posizioni diverse, mettendo insieme i dati di queste tre telecamere, si riesce a ricostruire l'orbita della meteora ed eventualmente a riuscire a localizzare anche il luogo di caduta della meteora, delle eventuali meteoriti. È successo proprio così all'inizio del 2020, proprio i primi giorni di gennaio del 2020, in Emilia-Romagna, a Cavezzo, e
un bolide è esploso, è stato registrato da diverse telecamere, hanno ricostruito la traiettoria della meteora ed hanno fatto una battuta delle ricerche e sono riusciti a trovare proprio degli frammenti di meteorite, proprio risalenti, diciamo, quella meteora lì. Questa è un'altra telecamera anche che abbiamo dedicata, chiaramente è una all sky, si vede proprio completamente tutto il cielo e il bolide che abbiamo appena visto precedentemente è questa scia luminosa che si presenta in forma chiaramente molto diversa. E questo è uno dei bolidi più recenti, eccolo qua, qua si vede la traccia della meteora che arriva, in questo caso la meteora e il bolide non si è frammentato, ma si è praticamente consumato e lascia proprio questa scia molto evidente, perché chiaramente quella sera lì c'era un po' di nuvole e si vede tutta questa fiammata praticamente che risplende nel cielo. E qui lo vediamo un'altra volta e diciamo... E questa, diciamo, è un'altra all sky che abbiamo, ne abbiamo due di all sky, che fa un'altra ripresa e in questo caso si vede la traccia del bolide precedente. Ecco, io brevemente vi ho raccontato un po' di cose, se avete delle domande, altrimenti lascio la parola a Natalino. Non vedo domande scritte, perlomeno. Comunque, intanto ti dico bravo Maurizio. E grazie della bella presentazione che hai fatto, comunque è interessantissima questa ricerca. Se in futuro qualcuno di voi se la sente di collaborare a queste ricerche, noi siamo ben lieti di aiutarlo, capito? E che con questo aiuterà anche il circolo. Ecco, rimanete in attesa, ecco, che per la serata che faremo forse domenica sera, vero? Dici Raffaele, tu vuoi parlare un po' tu di cosa faremo se il tempo è bello, forse anche domenica sera? Io lascio la parola a Raffaele, vi saluto e ci sentiremo magari domenica sera. Parla Raffaele, tu dici... No, non si sente. Non si sente niente. Allora, se non si sente che il nostro capo ha dei problemi... Beh, comunque posso dirvi io, perché ci siamo parlati oggi con Raffaele, sì. se le condizioni meteo lo permettono, c'era l'idea proprio di organizzare rapidamente un'osservazione anche domenica. E nel caso riuscissimo, avessimo le condizioni, diciamo, meteo che lo permettono e vediamo che si riesce a fare, e ci sentiamo via mail, vi mandiamo la mail con l'invitation per potervi collegare e poi fare questa osservazione assieme. Flavio Lorenzo ti chiede quale domenica? Domenica prossima, credo. Questa domenica. Perché non sappiamo fra 7 giorni cosa farà il tempo. Sì, non sappiamo. Allora, ovviamente... purtroppo ragazzi abbiamo un hobby che dipende dal tempo e quindi proprio ci dobbiamo adattare al tempo. Se il tempo dovesse darci buone possibilità per questo fine settimana, sembra che domenica forse il tempo migliori, vi mandiamo la mail prego. No, volevo dire, ma è sempre con Google Meet che lo fate? Sì, questo. Ah, vabbè, avvisate voi, avvisate a posto. Ciao, saluti a tutti, io devo andare. Ciao. Ciao. Ecco, Raffaele. Mi sentite adesso? Adesso sì, ti sentiamo, sì. Finalmente. Ho buttato via l'altra cuffia, ho preso le altre. Ecco, hai speso qualcosa stasera, allora dai. Vuoi dire qualcosa anche tu? No, confermo quello che ha detto Flavio, rimaniamo in contatto via email, eventualmente vi diremo, teniamo d'occhio le previsioni, faremo la serata un po' impostata come ha fatto all'inizio Lorenzo, il quale sarà lui, farà la guida, e poi io e Flavio ci alterneremo al telescopio puntando gli oggetti che lui indicherà e lui ci narrerà un po' la storia. Spero che anche Lorenzo intanto migliori il suo microfono, perché altrimenti sarebbe un po' dura ascoltarlo in mezzo a tutto quel fruscio e basta. E poi vi ho fatto già vedere alcuni consigli per le
carte stellari, soprattutto per quel libro Osservare il cielo, che vi può essere tantissimo d'aiuto per le vostre osservazioni. Ritorno anche sull'invito di Lorenzo, sui telescopi che abbiamo al box, che qualcuno, se desidera, li può prendere in noleggio, può cominciare a cimentarsi e fare delle osservazioni lui dal balcone di casa, oppure quando apriranno magari le possibilità di muoversi, si potrà uscire e andare anche in osservatorio con questi telescopi e fare queste serate osservative. Intanto vi informo che anche questo parco di telescopi si è aumentato di un altro telescopio, ha chiamato una signora che ne aveva una lì in soffitta e mi ha detto se ci poteva interessare, certo, quindi adesso lo rimetteremo un po' a posto e poi sarà a disposizione ancora di tutti i soci, quindi ne avremo già 10 quindi a disposizione. Vai Lorenzo. Ho visto con un certo dispiacere che sono tutti quanti su montatura polare. Chi è che li insegna a usare quella diabolica aggeggio che è una montatura polare? Quando... Filippo, vedo bene Filippo. Filippo, comunque tutti i nostri soci che sono a disposizione possono aiutarli a fare questa esperienza, quindi, perché anche lì insomma siamo in tanti e sicuramente se ci sono domande, spiegazioni, siamo a disposizione. E ci vuole qualche telescopio dobsoniano di piccolo calibro, medio calibro, 20 centimetri, qualcosa del genere, a mettere a disposizione. Infatti l'abbiamo già discusso in direttivo un paio di mesi fa e dovrebbe essere incaricato Filippo, che sta attendendo un'occasione di un usato, di un Dobson, da mettere anche a disposizione dei soci. Abbiamo tutto, non manca niente. Basta la volontà dei soci di prendere in affitto di questi telescopi. Ma poi ci sarà anche il tempo che ci aiuterà. Tempo ci vuole. Perché adesso non è mettersi fuori col telescopio, non è idealissimo. Ma questa primavera sicuramente, o quest'estate, quando faremo le uscite, speriamo se cambia qualcosa, non so se cambia. Allora, Raffaele, mi confermi che su Aladdin c'è la Supernova 2020? Sulla 6214 è riportata, sul 6214 c'è Supernova 2020. È la nostra. Ecco. Bene, allora finiamo qui e ci sentiamo per la prossima volta quando ci sarà la possibilità di fare questa cosa col telescopio, va bene? Buonanotte a tutti. Benissimo, buonanotte a tutti, grazie. Notte, grazie. Buonanotte a tutti. Ciao. Ciao, ciao. Buonanotte.